cosa? Vieni presto, Nigel è impazzito. Come vedi, è estremamente agitato. Agitato, agitato, agitato! Nigel, che cosa ti è successo? Odio questo posto, odio gli alloggi, odio i laghi, odio il campeggio Chilliwawa. È una palude putrida. Oh, secondo me... Silenzio! Voglio andare a casa in Inghilterra. L'Inghilterra è regina. Non sopporto più questo posto. È una palude putrida. Una palude, mi senti? Palù! Risposta esatta. La prossima parola è iperbole. Iperbole, iperbole, iperbole. Ora lasciami solo, ti odio. Voglio andare a casa, voglio andare a casa, voglio andare... A casa? Esatto! Odio questo posto, voglio andare a casa, chiamate i miei genitori! Che cosa fai se li abbia preso? Beh, per cominciare sembra che non sia più così bravo con le parole. Ma, Rosa... Voglio andare a casa, voglio andare a casa, voglio andare... A casa? Esatto! Interessante. Vorrei avere modo di saperne di più su questo oggetto. Mi chiedo qual è la storia di questo oggetto. Dobbiamo fare qualcosa. L'ufficio campeggi buoni e belli ci farà chiudere. Vuole andare a casa. Se Maometto non va alla montagna, non possiamo rimandare Maometto a dopo. Prima dobbiamo pensare a Nigel. Andrò a casa sua in Inghilterra e prenderò alcuni degli oggetti che preferisce. Nigel sarà felice come una vongola. Odio questo posto, voglio andare a casa. Sarò nel magazzino. Vieni da me prima di andare via, voglio darti qualcosa per il viaggio. Pantera Rosa, ho un oggetto utile per il tuo viaggio. Che cosa? Non un oggetto qualsiasi, ma il tuo PDA. Il tuo PDA è comodo, il tuo PDA è rosa, è personalizzato, è digitale, è il tuo assistente. Grazie, ma ripasserò. Permette di comunicare e ti insegnerà tutto sui luoghi che visiterai durante il viaggio a Londra, in Inghilterra. Quanto saresti disposto a pagare per un assistente digitale come questo? Non ho mai avuto un assistente digitale. $200? $300? Oggi è tuo gratis. Gratis! Con il tuo PDA conoscerai cose che nemmeno pensavi esistessero. Il PDA può fornirti tutte le informazioni su ogni paese che visiti. Puoi utilizzare il PDA dal pannello di controllo che si trova sul fondo e con le frecce attorno alla ruota. Usare il PDA è molto semplice. Fai clic sulle frecce per scegliere il paese che ti interessa. Fai clic sulle frecce per scegliere l'argomento. Fai clic sulla freccia via e prima che tu possa dire ma, comparirà la pagina che ti interessa, presentata da un simpatico personaggio. Le pagine dei fatti sono una caratteristica importante del PDA, in quanto contengono informazioni non molto risapute. Ogni volta che fai clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto, ne sentirai una breve frase descrittiva. Ma quando vedi l'icona del PDA che lampeggia nell'angolo a sinistra in basso, puoi fare clic su di essa e passare direttamente alla pagina che contiene tutte le informazioni. Un sacco di informazioni! Spero che ci sia abbastanza spazio nella tua testa. Posso ben dire che sia un'invenzione seconda solo a quella del pane a fette, Rosa. Senza dubbio. Non mi piace questo posto. Voglio andare a casa. Non mi piacciono i bambini degli altri paesi. Indrani, c'è qualcosa che posso fare per farti sentire meglio? Puoi avvicinarti? Ora mi sento un po' meglio, stupidone. È cambiato.
Prendete posto e allacciate le cinture. Decolleremo entro breve. Siamo vicino alla pista. Assicuratevi di aver allacciato le cinture di sicurezza. Decolleremo dopo aver effettuato gli ultimi controlli. Salve, Pantera Rosa, e grazie per aver scelto Air Smart. Oggi voleremo alla quota di 42.000 piedi. Terminata la fase di decollo, potrete slacciare le cinture e muovervi liberamente. Volete vedere il nostro film di oggi? Di quale film si tratta? Sister Act numero 16, Suore e motori. Minuti arriveremo a destinazione. Le attuali condizioni meteorologiche sono buone. Preparatevi allo sbarco e non dimenticate i vostri oggetti personali. Grazie per aver volato con Air Smart. Sir Baldley è il membro più anziano del Parlamento. Oggi va in pensione. Temo che stia per pronunciare un lungo discorso di addio. Vorrei che lo accorciasse un po'. E inoltre... A meno che non trovi un sistema per distrarlo, farai meglio ad aspettare. Sono già stato accusato di predicare dall'alto di una scatola di sapone. No, grazie. Hai visto il nostro pallone, Pantera? Hai intenzione di comprare qualcosa o no? È questo il pallone che state cercando? Sì, è lui! Ho bisogno del mio pallone fortunato! Sono la chiappa della squadra! Chiedo scusa, squadra che cosa? È il ricevitore della squadra, io sono il capitano. Ci stiamo allenando per la Coppa del Mondo. Ah, ho capito. È solo che hai detto... Beh, fa lo stesso. Senza il mio pallone fortunato avremmo sicuramente perso il primo incontro. Voglio fare qualcosa per ripagarti. Wow! Bene, si è fatto tardi. Andiamo! Quanto costa The Sun? È la maglietta di Ryan Burr? Penso di sì. Non ci posso credere! Ryan Burr, l'idolo di mio figlio! Possiamo fare uno scambio con una copia di The Sun? Certamente! Ecco, ed ecco anche qualche extra. La maglietta di Ryan Burr, incredibile! Buon pomeriggio! Una pinta di quella buona? No, io sono un disegno animato, non bevo. Una pinta di bionda per il Bobby! Prendi! È la mia birra? Fantastico! Non sono in servizio, sai? Una pinta e una contadina per il portalettere! Prendi! Ordino questo piatto ogni dannato giorno, ma pensi che gli darebbero mai il mio nome? No! B.
bistecca, torta di carne e un gin rosa per l'amico avvocato. Prendi. Allora tu sei l'avvocato. Hai un caso da risolvere? Come sta andando? Se avessi un caso da risolvere, e non sto dicendo di averlo, certamente non mi permetterei di discuterne in pubblico. Scommetto che i clienti ti tengono abbastanza occupata. Non mi lamento, non mi lamento. Cosa diamine vuoi, Pantera? Giocare a freccette? Noi non giochiamo con gli stranieri, il mio compagno e io. Io non sono uno straniero, non più di quanto lo sia tu. Oh, abbiamo anche un comico in questo pub. Un comico alto, rosa e con la coda. Senti, tu non conosci il mio nome, io non conosco il tuo. Tu non conosci il suo dannato nome e lui non conosce il tuo. Bene, amico mio, questo fa di te uno straniero. Che cosa mangi? Mortaretti e schiacciate. Mortaretti e schiacciate? Sono salsicce pure. Ah, capisco. Dove sono i miei mortaretti, donna? Li ho ordinati ben prima del ragazzino. Ascolta, ti dispiacerebbe darmi uno di quei mortaretti? E io cosa ci guadagno? Ha preso tutto dalla mamma. Che ne diresti di barattare una salsiccia con un fumetto? Va bene. Non giocate a football qui? Certo che giochiamo a football. Cosa? Quello non è football. È uno sport con un pallone calciato con i piedi. Football. Quello sport non è football. Bene, che cos'è? Soccer. Calcio. Oh, ragazzi. Tu non capisco perché mi stai guardando. Sono solo un inglese anziano. Seduti in un pub inglese in Inghilterra, ecco chi sono. Esatto, amico. Io e il mio collega ci stiamo facendo un goccetto. Tutto chiaro, amico? Da quando lo ha lasciato non è mai stato meglio. E neanche peggio. Stai origliando, vero? Non è educato origliare. E neanche spettegolare è una cosa educata. Non stiamo spettegolando. Ci stiamo aggiornando sugli ultimi eventi. Già. E se non sai qualcosa sugli ultimi eventi, è meglio che te ne vai. Si dice che la regina sia stata vista festeggiare il suo compleanno in discoteca. Indossava un corpetto di stecche di balena e ballava freneticamente. Prendi una sedia, Pantera! Le notizie si fanno interessanti! Si dice che una donna che noi conosciamo molto bene si sia innamorata di un membro del Parlamento. Non ci posso credere! Amore, alla tua età! E chi è il fortunato? Sir Baldley, ho trascritto il mio amore in una lettera e voglio che la ascoltiate. Mio carissimo Baldley, ti amo come non ho mai amato nessun altro uomo calvo in tutta la mia vita. Scusami, vecchio mio, mi sto allenando, mi sei proprio davanti. Che cos'è? Un messaggio urgente per Sir Baldley? Dai qui, amico! Mi ama? E
ella mi ama. E per concludere, ci vediamo, pesce cani affini, eccetera, eccetera. Mi ama davvero. Brutta giornata? Il mio migliore amico Nigel è via per tutta l'estate. Non ho niente da fare, mi annoio mortalmente. E dov'è questo Nigel? In un qualche campeggio o chilli qualcosa. Ma che importa? È sicuramente un posto stupido comunque. Beh, sono sicuro che non è così male. È una palude putrida, credimi. Nigel e io lo odiamo. E odiamo anche la scuola. Nigel non odia la scuola, so che... Credimi, noi due odiamo tutto. Va bene, e così il tuo compagno Nigel è inchiodato in una specie di palude putrida. Cosa pensi che possiamo fare per renderlo più felice? Vediamo. Scusa il ritardo, le uova colpiscono quando meno te l'aspetti. Andiamo, Rupert. Aspetta, e per Nigel? Chiedi al suo maggiordomo, si chiama Jackson, al Mucky Duck. Allora si chiama Jackson. Meglio andare di nuovo al Mucky Duck. Tu sei Jackson? Infatti lo sono, sir. Il mio nome completo è Michael Cuthbert Jackson, ma non chiedermi di cantare Billie Jean. Non lo farei mai. Inoltre preferisco nettamente Beat It. A chi tocca? A me. Tu giochi a freccette? Stai a guardare e giudica. Niente male, vecchio mio. Grazie, Jackson. Anche a Nigel piacciono le freccette. Nigel? Come fai a conoscere Nigel? Sono un suo amico del campeggio Chilliwawa. C'è qualcosa che non va con padroncino Nigel? Non si sarà fatto male? No, niente del genere. Pensavo solo di portargli qualcosa dall'Inghilterra. Ha nostalgia di casa. Nostalgia? Lo sapevo. Deve essere molto triste, caro Nigel. Hai in mente qualcosa che gli possa far piacere? Beh, il suo Guy, suppongo. Il suo Guy? Il pupazzo di Guy Fawkes. It was the 5th of November, 1605. Man King James was mighty lucky just to be alive. The Roman Catholics were displeased with his dealings. I guess you could say they had more than had feelings. Gunpowder was planted in Parliament's cellar. 30 barrels were enough to really damage a fella. They planned to blow up James and Parliament too. I guess they couldn't think of nothing better to do. Oh, blammy! Guy Fawkes was in charge of the explosion. Bit before the Big Bang came. One more old chap warned a friend to beware. And before Fawkes knew it, he'd caught wind. Dove eravamo rimasti? Ricorda sempre, il 5 di novembre. In quel giorno i bambini bruciano il loro pupazzo di Guy Fawkes. Per quale motivo mi stai dicendo questo? Il Guy Fawkes di Nigel non lo ha mai bruciato. Per la verità gli è molto affezionato. Penso che lo tenga nascosto, se ne vergogna un po'. È la cosa più tenera che abbia mai sentito. Gli porterò il suo Guy. Dove lo tiene? Te l'ho detto, penso che lo tenga nascosto. Nascosto? Nascosto! Dovresti avere almeno un'idea di dove posso cercarlo. Nella residenza di campagna della sua famiglia, suppongo. Puoi cercarlo là. Mi ci porti? Per padroncino Nigel, questo è altro. Ora sono in servizio, Rosa. Come capo maggiordomo dovrò mostrarmi più formale. Cosa intendi? Oh, Jackson!